Ecco la Francesca Russo, la dottoressa siciliana, che prima degli altri già il 31 gennaio scorso aveva pronto e stilato il piano anti-Covid per il Veneto. Capo Dipartimento della Prevenzione della nostra regione, la virologa viene così presentata dal governatore Zaia. La dottoressa Russo è colei che ha definito il piano di sanità pubblica e come direttore della prevenzione, i tamponi, a chi si fanno i tamponi e tutte le cose che conoscete, tanto è vero che quel 21 febbraio sera con i primi due contagiati lei ci ha messo nella condizione di partire subito, ad esempio, con la partita dei tamponi. E grazie a lei e alle sue competenze che tante saracinesche si sono alzate in Veneto prima che in altre parti d'Italia, in anticipo sulla fase 2. Ed è sempre lei a spiegarci cos'è e come funziona il famoso modello Veneto, che con i suoi 14 laboratori di microbiologia, compreso quello dell'azienda ospedaliera di Verona, ha esteso per i sintomatici il previsto periodo di quarantena. Io tre giorni fa, ho mandato una lettera a tutte le aziende ULS per rafforzare la sorveglianza. Abbiamo esteso il periodo di isolamento per i soggetti sintomatici da 14 a 21. Abbiamo detto che tutti, anche i soggetti asintomatici, contatti occasionali, di valutare di fare il tampone. Spiega quali sono i famosi indicatori chiamati di risultato, con il trend dei malati e il dato R con 0 che indica cioè quanto la malattia sia contagiosa. Stabilito questo, si va alla fase successiva che tecnicamente si chiama R con T. In questo caso, dove abbiamo una malattia che già è circolata nella popolazione, il tasso di contagiosità si chiama R con T. E secondo le indicazioni del Ministero e le indicazioni naturalmente internazionali, questo R con T, per collocare una regione in una fascia di bassa contagiosità, si deve mantenere al di sotto di 1. E adesso arriva la notizia: il Veneto, sebbene in queste ultime 24 ore registri un seppur lieve aumento dei contagi, è la regione dichiarata con la contagiosità più bassa rispetto a Lombardia, Emilia, Piemonte e Friuli. Per gli ultimi dati noi siamo a 0,41 e questo è uno degli indicatori principali che fa sì che allo stato attuale la nostra regione sia definita con una contagiosità bassa. L'allerta per l'emergenza non è affatto finita, avverte. Perché questo non è il momento di allentare, ma è piuttosto il momento di stringere, perché se noi allentiamo in questo momento il rischio è che torniamo nella fase 1 e noi non vogliamo più tornare alle morti, ai ricoveri, alla sofferenza delle persone.